Benvenuti in questo nuovo video, stiamo per raccontarvi una storia incredibile. Prima di cominciare, ti chiedo di condividere questo video con più persone possibili. In questo modo ci aiuterai a diffondere la parola di Dio. Anche questo vuol dire essere un bravo cristiano. Bene, volevo cominciare con il dire che purtroppo sono rimasto un po' indietro rispetto alla mia agenda, a causa dei problemi legati al mio canale YouTube. In questo video ho qualcosa di diverso per voi, una storia affascinante che spero renderà migliore la vostra giornata. Si tratta della misteriosa foto di Maurizio. Questa storia si svolge presso una università in Indiana, negli Stati Uniti. All'interno del campus si trova una bellissima basilica chiamata Basilica del Sacro Cuore, accanto alla quale c'è una replica della grotta di Lourdes costruita nel 1896. Questa grotta artificiale è considerata uno spazio sacro, frequentato da studenti e visitatori che vi si recano per pregare e meditare. 11 dicembre 2016, Maurizio aveva appena assistito a una messa nella Basilica del Sacro Cuore, in una domenica caratterizzata da una fitta nevicata. All'uscita, Maurizio si fermò per osservare uno studente che pregava sotto la neve. Mosso da questa scena, decise di scattare una foto con il suo iPhone. In quel momento notò casualmente che la batteria del telefono era al 60%. Ma poco dopo aver scattato la foto, il suo iPhone si spense misteriosamente. Tornato a casa, Maurizio scaricò le foto e notò qualcosa di strano in quella scattata davanti alla grotta. Sulla foto appariva una forma bianca sopra lo studente in preghiera, una forma che Maurizio non aveva visto con i propri occhi quando scattò la foto. Questo sollevò delle domande. Com'era possibile? Era solo un riflesso della neve? Maurizio condivise la foto su Facebook e lì cominciò un fenomeno incredibile. Il giorno successivo, numerosi amici di Maurizio notarono la foto e alcuni di loro furono commossi fino alle lacrime senza sapere il motivo. Una sua amica si offrì di migliorare la foto utilizzando Photoshop e la foto migliorata fu nuovamente condivisa. La foto divenne virale, con alcune persone che sostenevano di vedere chiaramente la Vergine Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, mentre altri attribuivano l'immagine a un riflesso dei fiocchi di neve. Maurizio, in seguito, fornì la sua opinione sulla foto. Spiegò che aveva una profonda devozione alla Beata Madre e credeva che questa foto fosse un messaggio divino. Anche se cercava spiegazioni razionali, non poteva negare l'eccezionalità della situazione. Pensava che la Vergine Maria avesse utilizzato elementi naturali per comunicare un messaggio di importanza spirituale, richiamando l'attenzione sul potere della preghiera e della fede. Infine, Maurizio invitò gli spettatori a riflettere sul significato personale di questa foto e sull'importanza della fede. Chiese loro di considerare se questa immagine potesse essere un segno dalla Madonna e se avessero sentito la sua chiamata. Maurizio promise di pregare per tutti coloro interessati alla foto e invitò tutti a pregare con lui. Una storia davvero incredibile e sorprendente. Come la storia dell'apparizione della Vergine Maria in Francia, una storia ancora più sorprendente che cambierà la tua vita per sempre. Abbiamo messo il video sullo schermo, clicca per vedere il video completo. Ciao amici ed amiche, ci vediamo nell'altro video.